Le feste si stanno avvicinando e noi non potevamo non proporvi una ricetta facilissima ma altrettanto spaziale da arricchire il vostro menù. Innanzitutto, prima di cominciare, ragazzi, vi voglio dare una bellissima notizia sia per i membri del nostro programma Nutrimento Corpo, quindi che hanno già partecipato, ma anche per coloro che non sono riusciti e che però adesso avranno l'opportunità di partecipare. Abbiamo appena aperto le iscrizioni a Nutrimento Corpo in 7 giorni, quindi una versione un po' più ridotta del nostro programma intero, quindi di una settimana, di 7 giorni, con menu settimanale, lista della spesa, ricette, consigli e guida per migliorare le nostre abitudini. Non vi svelo ulteriori dettagli, ma vi lascio il link sia qui sotto nei commenti che nella descrizione. Basta cliccare e leggere tutti i dettagli sulla pagina di questo percorso di 7 giorni e vi dico subito che se acquistate questo percorso entro il 20 di dicembre di quest'anno riceverete il 10% di sconto sia su tutti i nostri libri, sia in versione cartacea che ebook, quindi digitale, e anche il 10% di sconto sul programma completo Nutrimento Corpo in 30 giorni in uscita nel 2021. La ricetta di oggi è proprio tratta dal nostro libro Buono di Stagione e se ce l'avete la potete trovare a pagina 107, questa bellissima crostata con friggitelli e tonno in questa versione, ma oggi andiamo a cambiare il ripieno, lo rendiamo appunto di stagione e ci divertiamo a cucinare un bel po' di ortaggi e a fare questa crostata che secondo me è perfetta sia come antipasto e sia come colazione salata se volete, quindi direi di cominciare subito. E ovviamente se siete nuovi qui sul canale lasciateci un mi piace a questo video e iscrivetevi anche al canale in modo da non perdervi i prossimi video. La prima cosa che dobbiamo fare per preparare questa bellissima crostata salata è occuparcene del nostro ripieno. Io qui ho preparato un po' di ortaggi e tutto ciò che dobbiamo fare è semplicemente tagliarli a pezzettini piccoli, dopodiché andiamo a precuocerli, diciamo, prima di infornare la crostata. Quindi tagliamo 300 g di broccoli a pezzettini piccoli. Una volta tagliati i broccoli, li rimetto semplicemente nella ciotola. Ora facciamo la stessa cosa con circa 200 g di verza. La tagliamo a listarelle fini fini fini. Facciamo la stessa cosa anche con la verza, quindi la mettiamo nella ciotola con i broccoli. Qui ho 60 g di porro, ma va benissimo anche mezza cipolla, e andiamo semplicemente a tagliarlo a rondelle. Facciamo la stessa cosa con una carota, la tagliamo a tocchetti. E ora andiamo semplicemente a cuocerle in padella, venite con me. Aggiungiamo un goccino d'olio in padella e poi le nostre verdure. Sfumiamo con circa mezzo bicchiere d'acqua. Aggiungiamo anche due bei pizzichi di sale. A me piace insaporire le verdure anche con un po' di curry, ma voi potete ometterlo se non vi piace. E le facciamo ammorbidire per circa 10 minuti. Ora possiamo preparare il nostro impasto per la crostata. In una ciotola aggiungiamo 250 g di farina di ceci, ma voi potete utilizzare, volendo, anche un altro tipo di farina, o di legumi o quella che preferite, che riuscite a trovare più facilmente. Comunque la farina di ceci la trovate tranquillamente nei supermercati, ormai si trova ovunque. Ora aggiungiamo 90 g di acqua. Aggiungiamo anche 35 g di olio di semi di girasole, ma va bene anche quello d'oliva. E aggiungiamo anche un pizzico di sale. E ora mescoliamo il tutto. Prima mescoliamo nella ciotola e poi ci spostiamo sul tavolo, così impastiamo bene a mano e formiamo il nostro panetto. Ora compattiamo bene con la mano. Dopodiché ci spostiamo sul tavolo. Ed ecco qua pronto il nostro panetto. Adesso andiamo a stenderlo.
Prendiamo un foglio di carta da forno sul quale appoggiamo il nostro panetto e lo infariniamo anche leggermente con un po' di farina di ceci. A questo punto possiamo appiattirlo leggermente, magari lo infariniamo ancora un po', e poi prendiamo il matterello, infariniamo anche il matterello e cominciamo a stendere. Dobbiamo ottenere un cerchio. Man mano che stendiamo, infariniamo ancora perché l'impasto potrebbe essere un po' appiccicoso e poi si appiccica al matterello e si spezza, quindi noi non vogliamo questo. Dobbiamo ottenere uno spessore di circa mezzo centimetro, quindi 5 mm, 5-6 mm, non troppo spesso ma né troppo fine. Ora prendiamo uno stampo per crostate, il mio è di circa 28 cm di diametro, ma va bene un qualsiasi altro stampo per crostate che avete, anche di 25 cm di diametro, insomma usate quello che avete in casa. E trasferiamo semplicemente il nostro impasto all'interno con la carta da forno. Ora mettiamo da parte un attimo il nostro impasto e finiamo il ripieno. Quando le verdure saranno pronte, mi raccomando, fatele intiepidire perché adesso aggiungeremo le uova nel ripieno e se le verdure sono troppo bollenti, poi le uova cuociono subito e quindi vi verrà fuori una specie di uova strapazzate con verdure. Ora aggiungiamo le verdure nella ciotola. E quindi uniamo anche due uova. E facciamo incorporare il tutto. Io preferisco mescolare con la mano, ma voi potete farlo con una forchetta o un cucchiaio. Ora non ci resta che aggiungere il ripieno al centro della nostra crostata, del nostro impasto. Lo distribuiamo uniformemente. Mamma mia, che acquolina che mi fa venire di ale. Eh sì ragazzi, c'è già un profumino buonissimo delle verdure, immaginate poi una volta pronta, anche perché non è finita qui, poi la decoriamo, restate connessi e non andate via, mi raccomando. Ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Esatto, e lasciateci anche un mi piace a questo video, poi vedrete alla fine che bella che sarà questa crostata, bellissima, da stupire anche la vostra famiglia, bella decorata anche per le feste, vedrete. Adesso con un coltello andiamo semplicemente a livellare un po' il bordo, quindi tagliamo l'impasto in eccesso. Ora possiamo anche richiudere leggermente i bordi schiacciando semplicemente con le dita e poi facendo una piccola pressione con i rebbi di una forchetta. Tagliamo un po' di carta da forno in eccesso. Ora possiamo cuocerla nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 25 minuti. Andiamo. Mentre la nostra crostata sta cuocendo, prendiamo un sedano rapa. Il mio pesa circa 800 grammi, ma ne utilizziamo soltanto metà, quindi circa 400 grammi. Andiamo a tagliarlo a metà. Adesso sbucciamo il nostro sedano rapa. C'è qualcuno che forse non conosce questo ortaggio, voi lo utilizzate? Scrivetecelo qui sotto nei commenti. Io lo trovo al mercato, al supermercato, ormai per fortuna si trova un po' ovunque e lo trovo veramente buonissimo, profumato e adesso vedremo cosa andremo a fare con questo bellissimo ortaggio. A questo punto lo tagliamo a cubetti. Una volta tagliato lo mettiamo in una casseruola, lo copriamo con acqua abbondante, dopodiché lo facciamo cuocere per circa 15 minuti dal bollore o comunque finché sarà completamente morbido. Andiamo. Una volta cotto il nostro sedano rapa, lo andiamo semplicemente a frullare con un frullatore immersione o in un frullatore normalissimo che avete. Aggiungiamo un cucchiaio d'olio d'oliva, aggiungo anche un pizzico di cumino, aggiungo anche circa mezzo cucchiaino di aglio secco in polvere, ovviamente qui potete utilizzare le spezie che vi piacciono di più, un pizzico di sale e frullo il tutto.
La nostra purea di sedano rapa è pronta. Nel frattempo ho sfornato anche la nostra crostata salata e io l'ho fatta raffreddare completamente, così andiamo a decorarla e gustarla subito perché c'è un profumo buonissimo. A questo punto prendiamo una sac à poche con la bocchetta a stella, prendiamo anche un bicchiere e apriamo semplicemente la nostra sac à poche in questo modo. Ora la riempiamo con un po' di purea di sedano rapa e ora andiamo a decorare la nostra crostata con dei ciuffetti. Guardate che meraviglia, ragazzi! Wow, Diana, ma è bellissima! Questo è proprio effetto wow! Adesso finiamo con una piccola spolverata di paprika. Io utilizzo la paprika dolce, ma è totalmente facoltativo. È giusto per aggiungere un po' di rosso. Se volete potete decorarla ancora con dei ciuffetti di rosmarino. Ne aggiungo un po' qua e là, non su tutta. E qui potete divertirvi, insomma, potete anche usare, se volete, del prezzemolo, insomma, delle erbette che vi piacciono, potete veramente divertirvi. Ragazzi, ci siamo, possiamo finalmente tagliare questa bellissima crostata ed assaggiarla. Ragazzi, che bontà! Assaggio, non resisto più. Vai. No, vabbè, troppo buona. Sì? Una delle tue ricette salate preferite? Assolutamente sì. Wow, sto cercando ancora di riprendermi dall'esplosione di sapori. È sia bella che buona, ve lo posso assicurare. Sembra quasi ci sia il formaggio. Ma è sì? Pazzesca questa cosa. C'è un tocco, forse sono i ceci. Troppo questa. Buona. Non so più che dire, è troppo buona. Ragazzi, provatela assolutamente, fatecelo sapere qui nei commenti se la proverete ovviamente e se poi vi è piaciuta. Ragazzi, io vi straconsiglio di fare questa ricetta, di provarla. Anche durante le feste possiamo nutrire il nostro corpo senza sgarrare, senza riempirci di troppi cibi che magari poi ci fanno male, cucinando queste ricette semplici con ortaggi, ingredienti semplici, legumi. Avete visto anche voi che cosa si può creare con la semplicità. Come vi accennavo all'inizio, abbiamo appena aperto le iscrizioni al nostro programma in versione breve di soli 7 giorni, Nutrimento Corpo in 7 giorni. Può essere anche un bellissimo regalo di Natale per qualcuno a cui volete bene. E troverete all'interno menu settimanale, ricette, tutte inedite, sane, velocissime, alla portata di tutti, lista della spesa già pronta e una guida molto approfondita per rivoluzionare un po' le nostre abitudini. E se siete interessati vi lascio il link qui sotto nella descrizione o nei commenti. Vi ricordo che se aderite a questo percorso riceverete anche dei bonus se aderite entro il 20 di dicembre di quest'anno. E tutti i dettagli con tutti i bonus potete trovarli appunto sul sito nutrimenteecorpo.com/7 giorni. Io per oggi vi saluto, vi mando un bacio enorme e vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i prossimi video e di lasciarci un mi piace a questo video. Un abbraccio a tutti e alla prossima!